Su Radio Isav c'è Il Profeta, tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta. È lunedì e come ogni lunedì ovviamente lo sapete, abbiamo il nostro Massimo Profeta in linea con noi. Massimo, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli amici all'ascolto. Oh, che bello sentirti Massimo dopo una settimana così spumeggiante, possiamo chiamarla in questo modo, quella del Pescara Calcio. Ovviamente parleremo di queste due partite che hanno visto il Pescara impegnato contro la Vispesaro, un 6-0 in Coppa, importantissimo 6-0 in Coppa, che ha dato poi insomma anche la giusta carica alla partita che si è giocata nell'altro ieri a Potenza, dove il Pescara ha trovato un'altra vittoria per 3-1. Ecco Massimo, a te la sintesi. Sì, allora la sintesi è questa, con la Vispesaro in Coppa, per carità, tutti molto soddisfatti, successo fragoroso nelle proporzioni, però c'è da dire, noi dobbiamo essere sempre onesti, la Vispesaro si è schierata, è stata schierata dal suo allenatore Davide Sassarini, secondo me anche esagerando, con seconde e terze linee, era una formazione sperimentale con tanti giovani che non avevano neanche esordito nel campionato di Serie C, per esempio mi viene da ricordare portiere qualche altro giocatore, tutti under dall'inizio, quindi insomma stiamo parlando di una squadra davvero verdissima. Il Pescara ha dimostrato di avere l'atteggiamento giusto, ecco, questo sì, atteggiamento giusto malgrado le tante defezioni a Vispesaro, quindi va benissimo in campionato, che è quello che conta di più. Il campionato è stato questo quinto successo, è una partita non facile, un campo in sintetico veloce, ne avevamo già parlato la scorsa settimana, quindi c'erano delle insidie. Il Potenza è una squadra tra l'altro che gioca un buon calcio, una squadra che però si presta alle ripartenze avversarie. Ecco, il Pescara per esempio nel primo tempo ha avuto diverse opportunità per colpire il Potenza in questo suo diciamo limite, in questo suo lato debole, non ci è riuscito, la partita, la prima sbloccata, poi c'è stato il pareggio. Nella ripresa secondo me il Pescara ha fatto meglio, intendo dire come testa, come personalità, come atteggiamento in campo. Poi nei minuti finali, tu mi insegni Luca, è fisiologico che puoi rischiare qualcosa se non la chiudi. Cioè, se tu non la chiudi prima è normale che la squadra di casa, che ha messo tra l'altro due torri lì davanti, che ha giocato con quattro attaccanti, 4-2-4, che mette i palloni in mezzo, un campo anche così piccolo, stretto, sintetico, veloce, come ho detto in precedenza, ci può stare, no? Che rischi qualcosa. È successo con Del Sole, meno male, l'amico Nandino, che io stimo tanto, altissimo, e poi c'è stata la rete di Crecco, però la vittoria è assolutamente meritata. Questa è una squadra che ha un'anima. A me viene da riassumere, diciamo, questo primo scorcio con questa descrizione, cioè il Pescara ha un'anima, ha un'identità, ha un'impronta riconoscibile. L'allenatore è stato bravissimo in poco tempo a dare un'identità a una squadra che era stata completamente rivoluzionata in sede di mercato, e quindi i meriti sono tutti i suoi. Secondo me Colombo è il valore aggiunto di questa squadra, io lo dico senza problemi. La squadra è buona, è stata fatta una buonissima squadra, complimenti a Dell'Icardi, per carità, ha una grande competenza, ma il valore aggiunto è rappresentato dall'allenatore. Sì, l'allenatore, devo dire la verità, mi trovo pienamente d'accordo con te Massimo, ha dato e sta dando un'impronta importante. Secondo me l'aspetto più importante anche da sottolineare è quello del gruppo squadra che si è venuto a creare, perché io vedo tre ragazzi, anche adesso tu sicuramente ne saprai più di me, che forse li vedi anche di più, insomma li vedo uniti, li vedo proprio squadra, e questo molte volte fa la differenza. Assolutamente, sono d'accordo con te, infatti quando parlavo di anima intendevo dire proprio questo, cioè quando una squadra ha un'anima significa che è stato bravo l'allenatore, c'è l'empatia che si è venuta a creare tra il gruppo squadra e la sua guida tecnica, i ragazzi sono tutti bravi, adesso è chiaro le cose vanno bene, no? E quindi siamo portati sempre a dire così, sono bravi i ragazzi, certo, si aiutano, magari ci saranno dei momenti in cui le cose non andranno benissimo, ecco lì si vedrà, però già qualche segnale c'è stato, perché io vorrei ricordare a tutti gli amici che sono all'ascolto, col Crotone, una partita che tu non meritavi di perdere, c'è stato un episodio che ha determinato il corso degli eventi, ricordiamo tutti la punizione duplice delle azioni della barriera, Plizzari fuori causa sulla punizione di Chirico, ebbene c'è stata subito la reazione con due vittorie esterne, Viterbo e Foggia,
Pescara-Monterosi, pareggio con qualche ombra, qualche mugugno, perché comunque eri in vantaggio per 2-0, anche se in inferiorità numerica, a 10 minuti della fine ti fai riprendere, qualche ombra no, è emersa, vai a Potenza e vinci 3-1. Quindi significa che questa squadra ha un grande carattere, ha una grande personalità. È chiaro che tu mi dirai, mi chiederai, può bastare per vincere il campionato? Non lo sappiamo questo. Questo momento io sono sempre dell'avviso che bisogna aspettare, siamo solo alla 7ª giornata, abbiamo già qualche indicazione, per carità, abbiamo detto che questa squadra ha un'anima, un'impronta, una personalità, ci sono buoni giocatori, Mora allenatore in campo, perché ne abbiamo parlato anche l'altra settimana, sicuramente è un giocatore fondamentale in questa squadra, merito del direttore sportivo, che è andato a prenderlo, lo ha ingaggiato. Io sinceramente, io lo dico senza problemi, perché ci sono tanti magari colleghi che direbbero io l'avevo detto, no, io per esempio avevo detto l'esatto contrario, ma non ho problemi a dirlo e a ribadirlo. Io diciamo che avevo qualche riserva su Mora, ma non per il giocatore, per le sue qualità che conosco benissimo, perché è un giocatore fondamentale in Serie B, ha giocato in A, ha vinto la C, viene dalla Gavetta, ma perché io avevo qualche remora per la sua età, 34 anni, vieni dalla SPAL dove hai giocato non tantissimo, 34 anni, ho pensato magari non ci viene con la testa giusta, non ha gli stimoli giusti, sono stato totalmente smentito e sono felice di dirlo in questo momento. Sì, hai detto bene Massimo Mora, che lo sappiamo, è il primo combattente in campo, colui che dà una carica a tutta la squadra, anche per giustamente tutta la sua esperienza passata. Ecco Massimo, voglio tornare un attimino alla partita di Potenza, perché Potenza-Pescara è stata segnata secondo me da un giocatore in particolare, ovvero Lescano. Ecco, fino ad ora, nelle 6 giornate precedenti, Lescano si è fatto sì vedere, ma forse non si era fatto ancora vedere come si è fatto vedere contro il Potenza. Ma guarda, io Lescano ne ho sempre parlato in termini positivi, perché è intanto un ragazzo che si vede che lotta con grande generosità, ma poi è un giocatore che sa giocare a calcio, e questa è una cosa fondamentale per chi fa questa, per chi pratica questa disciplina. E che lo fa naturalmente come professione, come lo fanno i calciatori professionisti, sa giocare a calcio, fa girare la squadra, lega i reparti, è bravissimo perché riesce a fare delle ottime sponde per i compagni di squadra, è successo anche nell'ultima partita, fa gol perché comunque negli ultimi 3 anni è andato sempre in doppia cifra, e adesso sarà dura per Vergani, mi viene da dire, perché Vergani è un giocatore, potenzialmente Vergani il più forte degli attaccanti, almeno delle punte centrali del Pescara, cioè tra tutta Lescano e Vergani, per me Vergani è il più forte, però Lescano adesso togliergli la maglia da titolare sarà dura, perché Lescano è un giocatore che sa giocare a calcio, un giocatore, sai, è un argentino molto diverso da Ferrari. Allora Ferrari è il classico uomo d'area come Lescano, perché anche Lescano è un uomo d'area, non è molto mobile, non è molto dinamico, però Ferrari diciamo che faceva sportellate e se buttavi la palla in mezzo comunque faceva sempre gol, continua a fare gol perché ha segnato anche ieri con il Vicenza, diciamo che è un trascinatore in questo senso, grande struttura fisica. Lescano ha anch'egli una struttura fisica importante e una punta centrale non molto dinamica, ma una grande qualità tecnica che Ferrari non ha. Quindi diciamo che sono due giocatori diversi sotto questo profilo. Sì, Massimo, sono d'accordo pienamente con te. Quindi insomma un Pescara che sta continuando a dimostrare la sua forza, non sta sbagliando, ed è importante continuare a non sbagliare, anche perché il prossimo incontro insomma vede il Pescara giocare in casa contro l'ultima in classifica, la Fidelissandria. Beh, allora la Fidelissandria, intanto poi la prossima settimana ci saranno 3 gare, perché c'è il turno infrasettimanale, mi pare è contro il Giuliano, sì, martedì. Sabato in casa con l'Andra, poi il martedì successivo alle 21 ad Avellino gioca il Giuliano al Partenio Lombardi, una neopromossa, bisogna stare attenti perché comunque queste sono tutte partite insidiose e particolari, e poi si rigiocherà in casa la domenica successiva, cioè il 30 ottobre contro il Cerignola. Sulla carta sembra essere un alleato il calendario, ma le partite vanno sempre giocate, Luca. Cioè io non ho mai visto vincere i campionati sulla carta, la carta non esiste, ecco,
Poi è chiaro, noi ne parliamo noi giornalisti perché dobbiamo anche riempire in qualche modo, e quindi mi rendo conto che lo si fa anche per questo, per fare supposizioni, per carità, per fare delle considerazioni. Però le partite vanno giocate. Per esempio l'Andra, è chiaro, l'Andra è una situazione molto critica. Io conosco bene sia l'allenatore, che secondo me è molto bravo, ha fatto bene a Campobasso, ha vinto il campionato, lo scorso anno si è salvato alla grande, giocando anche un buon calcio, ha fatto bene a Notaresco, insomma, poi tra l'altro ex giocatore, un difensore centrale, è un allenatore bravo, che però evidentemente, sai, ad Andrea ho saputo, il budget era limitato, Sandro Federico, il direttore sportivo che è stato a Teramo, che conosco altresì bene come Cudini, non ha avuto grande possibilità, grandi margini. Quindi la squadra è quella che è, però dobbiamo, il Pescara la deve affrontare con la massima concentrazione, perché poi queste sono le classiche partite trappola, no? Cioè la partita trappola che magari tu pensi di giocarla, di andare in campo e vincerla facilmente, invece poi c'è la sorpresa. È chiaro, io non voglio fare il menagramo, però io credo che lo stesso discorso farà Colombo alla sua squadra in questa settimana. L'Andra è una situazione di grande crisi, prende sempre gol, ha subito 4 sconfitte, soltanto 3 pareggi in 7 partite, e c'è una situazione societaria in evoluzione, perché pare che il presidente abbia messo in vendita la società dopo la contestazione dei tifosi al 91esimo di Andrea Catanzaro 04. Vediamo, io sinceramente, ecco, ci sono dei giocatori che conosciamo, Candellori, Dalmazzi. Candellori è un fedelissimo di Cudini, perché è stato prima a Notaresco, poi a Campobasso con lui, stessa cosa dicasi per Dalmazzi. Gli ex sono Milillo, che è cresciuto nel settore giovanile del Pescara, e soprattutto Fabian Pavone, che adesso sta giocando di meno, all'inizio era titolare, è un mancino di grande qualità, è un classe 2000 che ha anche esordito col Pescara nella stagione 2019-2020 in Serie B. Insomma, diciamo che l'Andra ha le sue problematiche, soprattutto non ha un attacco di categoria, infatti il problema è proprio lì nel reparto avanzato, ma ha una sua organizzazione, perché Cudini è un allenatore che sa dare un'impronta anch'egli alle sue squadre, gioca bene a calcio. È chiaro che adesso all'Andra servono i punti, quindi non credo che verrà, diciamo così, a consegnarsi al Pescara, però il Pescara deve far valere non il blasone, come dice l'allenatore giustamente. L'allenatore ha spesso battuto Colombo su questo aspetto: il blasone non scende in campo, bisogna poi metterci altro sul terreno di gioco. Ha perfettamente ragione, il Pescara adesso è sulle ali dell'entusiasmo, però in casa purtroppo, questo è un dato, magari sarà un dato sicuramente parziale, in 3 partite soltanto 4 punti, con una sconfitta immeritata, però deve cambiare il trend interno, che non è allo stesso livello del rendimento esterno. 4 vittorie su 4 fuori casa. Proprio così, Massimo, e con la Fidelis Andra è arrivato il momento, arriverà sicuramente il momento di dimostrare quello che poi ha dimostrato fuori casa il Pescara Calcio. Lo ricordiamo, Fidelis Andra che arriverà sicuramente con il coltello fra i denti, perché non ci sta ad un'altra sconfitta, non sarà facile sicuramente. Qui in questi 3 scontri ravvicinati il Pescara dovrà dimostrare tutto il suo valore. Volevo solo chiudere con una curiosità, perché... Certo. Sai, ci ho lavorato sabato notte, perché mi sono andato a riguardare gli ultimi 50 campionati del Pescara. Tu pensi, sono un pazzo può fare una cosa del genere. E dopo le trasmissioni sono tornato a casa, mia moglie beatamente dormiva, e io mi sono messo a fare questa ricerca, perché in trasferta i biancazzurri non sono stati mai così vincenti. 4 vittorie di fila, ripetiamo, in altrettante gare disputate fuori casa, è un trend da record. La prima volta, caro Luca, negli ultimi 50 campionati dalla stagione 1973-74, ha fatto meglio, poco al di sotto di Colombo, 12 punti, Colombo soltanto Ivo Iaconi con 10 punti nella stagione 2002-2003, quindi 20 anni fa, sempre in Serie C, quella stagione che portò poi Biancazzurri alla promozione in B dopo gli spareggi con San Benedettese e Martina Franca. Insomma, questo mi pare un dato importante, cioè molto. Un trend da record, mai così vincenti fuori casa negli ultimi 50 campionati. Incredibile, Massimo. Allora ci lasciamo sicuramente con queste tue ultime parole, sperando che il Pescara possa continuare e proseguire su questo indirizzo, diciamo. Naturalmente deve cambiare il trend in casa, però è un dato parziale, perché soltanto 3 partite
una molto sfortunata, l'altra l'hai gettata via col Monterosi, è chiaro che deve cambiare qualcosa se vuole avere ambizioni da privato. Massimo, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata, grazie ancora. Grazie Luca, grazie. Su Radio Isav c'è Il Profeta, tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta.